Allora, con Pietro Garzaro un 1-1 che non serve molto per la classifica, però visto l'andamento della partita, per un certo verso si può anche dire che è andata bene, no? L'ultimo tiro a uno loro a un minuto dalla fine poteva complicare ancora di più il risultato. Quello sicuramente, poi ciò che anche noi volevamo e dovevamo fare tre punti per la classifica, per questo punto non ci stava, noi dovevamo portare a casa questa partita. Abbiamo fatto degli errori sicuramente, che bene o male, non so, un po' di furbizia, un po' di esperienza, un po' anche l'arbitro per certe cose, noi abbiamo sfruttato a dovere e questo ovviamente dopo c'è tanto contro. Senti, avete giocato forse un po' troppo a livello individuale, poco di squadra, ho visto un'altra partita io. E onestamente, dal mio punto di vista, anche con l'allenatore, avevamo deciso di fare una cosa normale che è il nostro standard, ossia che giocavamo come squadra e non come singolo. Certo, Pablo per esempio, o anche Rubens, sono una figura importante all'interno della squadra, ma dobbiamo giocare di squadra, ognuno le proprie priorità le mette a servizio degli altri. E secondo me non credo ci siano stati errori a livello singolo, proprio collettivo, cioè siamo una squadra, non esiste il singolo che fa errori più male. Andiamo avanti, alla prossima, poi si chiude con le feste. Contro il Correggio sarà comunque una partita penso simile a questa, che anche loro bene o male hanno fatto dei punticini, sono una squadra anche loro giovane e noi dobbiamo portare a casa questi tre punti, anche perché bene o male dobbiamo uscire questo fine anno con un buon punteggio in classifica e dimostrare quello che è il Novara. Grazie. Buonasera.